Buonasera a tutte e a tutti. Sono Katia Gallinei, la consigliere nazionale di IDP e responsabile Diversity and Inclusion per la regione Liguria, e vi do il benvenuto al tavolo Interculturalità di Global Inclusion. E anche quest'anno Global Inclusion si conferma un'occasione straordinaria di riflessione e condivisione per il mondo delle risorse umane, che io preferisco chiamare relazioni umane, perché risorse già è un termine che si allontana dall'unicità e dall'umano che è in noi. L'impegno di IDP per il miglioramento dei modi di lavorare è sempre più dedicato alla valorizzazione, infatti, delle persone all'interno del mondo del lavoro. Ci stiamo impegnando moltissimo con determinazione per valorizzare l'unicità di tutte le persone, che a vario titolo si occupano anche di altre persone all'interno delle aziende o in consulenza, oltrepassando la schematica gestione della diversity per aprirsi al concetto di inclusione, ovvero agevolare un processo di appartenenza, migliorare la qualità della vita lavorativa e aumentare la produttività e il successo delle nostre realtà aziendali. Siamo profondamente orgogliosi che tale apporto di valore sia sempre più riconosciuto anche dal tessuto economico italiano e dalle istituzioni. Abbiamo appena saputo che questo evento ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e questo ovviamente ci riempie di orgoglio e ci sprona anche a partire da qui. Insomma, noi siamo qui oggi per gettare dei semi per la costruzione dell'interculturalità e per la costruzione di un mondo più inclusivo. Mi presento in breve, come abbiamo detto di fare, come ci siamo detti di fare con i colleghi. Brevissimamente, sono 25 anni che scopro e coltivo talenti nel mondo, prima in Costa Crociere ed ora in Hitachi Rail, dove mi occupo di talent acquisition per Medio Oriente, Sud America, Grecia e Germania. E abbiamo deciso di condividere con voi la cosa più interculturale che ci è successa nella nostra vita. E la mia è quella che mi permette di definirmi International Mom. È stata 9 anni fa, quando ho conosciuto in Brasile due dei miei 3 figli, Eddie e Fernanda. Elia è arrivato invece nella mia vita solamente 4 anni fa, anche se ha 17 anni, e l'ha arricchita con i colori del Kenya. Questa sono io. Passo ora la parola a Marco Maglione, che mi accompagna in questo viaggio e che insieme a me modererà questo meraviglioso tavolo. Marco, lascio a te Sì, la grazie parola. Katia. Allora, mi presento anche io rappresento Newton, lavoro in Newton. Sono in Newton da sempre, dall'inizio, dalla sua fondazione che avvenne ormai nel lontano 2000, 2002. E come società di consulenza noi ci occupiamo delle diverse tematiche che sono legate alla crescita e allo sviluppo delle persone in ambito organizzativo, quindi gestiamo, governiamo diversi progetti che hanno al centro la persona, le persone sostanzialmente. E devo dire che siamo tutti noi, Newton, siamo particolarmente orgogliosi sia di questa seconda edizione di Global Inclusion. L'anno scorso era in presenza, quest'anno, ahimè, per i noti motivi, ovviamente sarà solo in streaming. E siamo anche molto orgogliosi, come diceva Katia, della medaglia che il Presidente della Repubblica, che la Presidenza della Repubblica ha assegnato a questa iniziativa. Quindi ci conferma anche il fatto che effettivamente stiamo facendo qualcosa che speriamo possa essere anche di valore, no? Per quello che mi riguarda, così da essere molto concisi e brevi, la cosa più interculturale che ho fatto, probabilmente non ce n'è una in particolare. Io ho vissuto e lavorato non soltanto in Italia, ma anche all'estero per diversi tempi. Probabilmente il luogo più, forse non quello più esotico, ma sicuramente quello più lontano dove sono stato è la Nuova Zelanda, dove sono stato per 2 anni.
E quindi diciamo che insomma, tra vivere all'estero e lavorare all'estero ho imparato, almeno spero, a non soltanto ad apprezzare, ma anche a condividere e ad amalgamarmi con culture e persone che hanno culture diverse. Quindi non c'è una cosa specifica, ma insomma, spero almeno per osmosi di aver preso un po' di multiculturalità. Ecco, mettiamola così. Io chiederei adesso anche a Marcello di presentarsi, visto che anche lui, insieme a Katia, il sottoscritto, è la persona che ci darà una mano in questo lavoro. Quindi, Marcello, lascerei a te uno spazio per la presentazione. Grazie mille Marco, sarò rapidissimo. Marcello Petruzzi, di una società che si chiama Consensonic, che opera a Bologna. Sono un designer e mediatore dei processi culturali collaborativi. Lo faccio prevalentemente con una metodologia che è quella della visualizzazione. Servirà anche stasera per cercare di mappare le connessioni della conversazione che avremo. Quindi cercheremo di fare una vera e propria mappa, un po' visuale, un po' tonica così, ma anche piena di informazioni dei messaggi che arriveranno. Io non opero nel campo dell'interculturalità in maniera diretta, però il mio lavoro mi consente ormai da 15 anni a questa parte di collaborare, di lavorare all'interno delle più svariate culture, quindi all'estero, ogni qualvolta collaborare insieme. Grazie. Bene. Perfetto, grazie Marcello. Bene, grazie mille Marcello, grazie ancora per questa tua introduzione, ma io vorrei a questo punto, non so se possiamo, ecco, vedere già, stiamo vedendo tutti noi una slide che ci ha preparato proprio Marcello nei nostri precedenti incontri per preparare il tavolo. E vorrei partire da qui a presentare il nostro tavolo interculturalità. Cosa faremo? Una brevissima introduzione, tutti noi avranno la possibilità di presentarsi e dire qual è la cosa più interculturale che hanno fatto nella loro vita. Ma non sarà solo questo, ma sarà una condivisione delle esperienze personali, come vedete qui, perché si possano mettere a fattor comune progetti dei quali ci siamo occupati, che ci hanno visto protagonisti nella nostra vita personale e professionale, e per costruire da questi, su queste riflessioni e da questi spunti cercheremo di trovare idee, obiettivi concreti, per fare poi proposte concrete che ci portino dal gettare semi a costruire una pianta che ci permetta, come ho detto nei post degli scorsi giorni, di costruire ponti, non solo ponti tra culture diverse. Alla cultura diversa si pensa sempre, no? Alle altre nazionalità, ad altre culture, ma a volte la cultura diversa è la cultura all'interno della nostra cultura, le diverse culture aziendali, le diverse generazioni. Le diverse capacità e le diverse competenze, le diverse abilità. Quindi l'interculturalità è un mondo che ci apre a molte riflessioni e si stava parlando questa mattina negli webinar che ho avuto modo e piacere di seguire di logos, di parole, di quello che sono non solo le lingue diverse, no? Ne parleremo poi con alcuni dei nostri ospiti di questo aspetto. Ma anche proprio di quello che è il linguaggio inclusivo e quindi l'apertura di varie porte. Io direi che abbiamo poco tempo, quindi direi di lasciare la parola al primo dei nostri ospiti. Noi abbiamo due sponsor che hanno creduto in Global Inclusion e che hanno dato la possibilità a noi di essere qui con voi tutti oggi e di avere questo bellissimo evento che sono Deloitte e il gruppo Unipol. Lancio la parola a Giuseppe Santella, Group Global Counselor del gruppo Unipol, se si vuole presentare e dirci qualcosa di sé e che cosa ha fatto di interculturale nella propria vita. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Prova audio, sì, mi sento Perfettamente, perfetto. grazie Allora, Giuseppe. sarò sintetico anche perché lavoro da più di 40 anni, quindi se raccontassi tutto quello che ho fatto
veramente ruberei parecchio del tempo della presentazione. Ho lavorato in grandi gruppi, sia industriali che finanziari, prevalentemente nell'ambito della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, e nel gruppo Unipol da 13 anni, anzi quasi 14 ormai, prima come direttore generale per l'area di risorse umane e organizzazione, adesso come gruppo Global Counselor, responsabile del mondo Academy, quindi tutta quella che è la formazione aziendale, e da un paio d'anni sono anche presidente di alcune delle società assicurative del gruppo. Quindi un'esperienza abbastanza trasversale, ma che mantiene solide radici nell'ambito delle risorse umane, della formazione, dell'analisi poi dei comportamenti organizzativi e delle soft skill, come le chiamano quelli che parlano in maniera fornita. Allora, sull'interculturalità devo dire che praticamente tutta la mia vita professionale, soprattutto quella degli ultimi 20 anni, è stata in ambienti e gruppi che si sono confrontati su queste tematiche. E si sono confrontati su queste tematiche perché ho lavorato per una 15 anni per società multinazionali. La più formativa da questo punto di vista è stato il gruppo Dexia, un colosso che poi non ha fatto una bellissima fine, devo dire purtroppo, ma che era sostanzialmente l'insieme di tre grandi società, una belga, una francese e una lussemburghese. Lavorando a stretto contatto con questi colleghi, con colleghi americani dove c'era un'altra branch, e quindi ho potuto constatare sulla mia pelle direttamente quanto nei confronti della cultura italiana ci siano ancora tanti stereotipi, tanti pregiudizi, e quindi l'affermazione, come dire, da persona che deve essere integrata è stata assolutamente complicata da questo punto di vista, e quindi ogni giorno era un esame nuovo per dimostrare che anche in Italia si sapeva lavorare bene e che anche in Italia c'era una professionalità di un certo tipo. La più recente esperienza di, come dire, interculturalità è stata quella dell'integrazione del gruppo Fondiare SAE all'interno del gruppo Unipol. Anche qua abbiamo messo insieme sostanzialmente persone con una storia professionale e industriale che veniva da, come dire, provenienze molto diverse. Ricordo che Fondiare SAE era un crogiolo di aziende che a sua volta erano state prese e fuse dentro Fondiare SAE, e quindi fondere tutto questo all'interno di Unipol ha voluto dire fare un grande sforzo da questo punto di vista in termini di coesione, integrazione, rispetto ovviamente delle professionalità, rispetto di tutto quello che era la storia passata delle persone, e quindi poi se volete scenderemo un po' più nel dettaglio. Grazie. Perfetto, grazie Giuseppe. Io direi molto rapidamente, adesso darei la parola a Simona Austoni, che è l'altro nostro main sponsor, per una breve presentazione. Vai Simona. Perfetto, buonasera a tutti. Io sono Simona Austoni, sono director della practice Human Capital di Deloitte, quindi la consulenza a 360 gradi nel mondo delle risorse umane o delle relazioni umane, come diceva Katia, e in particolar modo ho la responsabilità del team che si occupa di leadership, learning and talent. Ho sempre lavorato in grandi società di consulenza e quindi in questi anni ho avuto la possibilità di lavorare e di gestire team internazionali e di supportare anche clienti che per loro dimensione e distribuzione geografica avevano una forte connotazione multiculturale. Sinceramente ho notato che il vero fattore di successo della cooperazione di questi team era proprio la valorizzazione della diversità intrinseca a questi gruppi di lavoro. Sinceramente dire qual è l'esperienza maggiormente interculturale o qualche difficoltà, perché credo che la multiculturalità sia stata un po' il fil rouge di tutta la mia esperienza lavorativa, e posso dire che non l'ho mai vissuta e non l'ho mai pensata come una complicazione da gestire, ma sempre come un elemento di valore che spingeva sia me che le persone con le quali collaboravo ad aprire la mente, a uscire dalla comfort zone e a entrare ancora di più in una dimensione di ascolto vero dell'altro. Grazie mille per la tua presentazione. Ora io darei la parola a una persona che, come dire, di intercultura sa, perché intercultura addirittura è un marchio registrato. È un marchio registrato di un'associazione, e noi abbiamo qui con noi Andrea Franzoi, che è il segretario generale di Intercultura. Andrea, a te la parola e...
la tua presentazione. Grazie, grazie Katia. Buonasera a tutte e a tutti. Mi fa molto piacere far parte di questo panel, questo gruppo di discussione che ovviamente si è incontrato varie volte per prepararsi a questa giornata. E devo dire che sono stato un po' in imbarazzo a pensare quale fosse la cosa più interculturale che mi è successa nella vita da presentare oggi, perché ci ho pensato molto, ma alla fine avrei fatto un torto a me stesso se non vi dicessi che l'esperienza più interculturale della mia vita è stata l'esperienza con Intercultura, cioè con l'associazione di cui oggi io sono il segretario generale e per cui insomma mi impegno ormai da molti anni, perché quando avevo 17 anni ho partecipato appunto a questo programma e ho vissuto un anno in una famiglia tedesca, sono andato a scuola e ho partecipato a tutte le attività dell'associazione sia in Italia sia poi in Germania, e questo è stato sicuramente l'esperienza più significativa nella mia vita, cioè ho da un punto di vista della crescita personale e poi anche professionale, perché imparare a vivere, diciamo, da minoranza in un contesto completamente nuovo a livello sociale e culturale, pur se la Germania e l'Italia sono relativamente vicine, mi ha davvero insegnato moltissime cose che continuano ad emergere sia nella mia vita personale, privata, ma anche in quella professionale. E questo quindi ha segnato un po' anche le mie scelte successive alla scuola, che si sono concentrate insomma in studi di relazioni internazionali, poi mi sono occupato di comunicazione sia come giornalista sia come esperto di relazioni pubbliche, e poi sono arrivato a occuparmi anche professionalmente, non più solo da partecipante e da volontario, di Intercultura, che è oggi la più grande associazione non profit di volontariato in Italia, che si occupa di intercultura mandando gli studenti all'estero a fare un programma all'estero e ospitando studenti stranieri qui in Italia. E quindi noi proponiamo un progetto educativo per giovani che vogliano mettersi in discussione e provare poi a portare nella società quanto seminano e cercano di raccogliere in queste loro esperienze. Grazie Andrea. Io tra le altre cose ho l'ingrato compito anche di fare un po' il timekeeper, quindi vi chiederei per quello che è possibile in questa prima fase di essere il più sintetici e incisivi possibile. Mi rendo conto che vi sto chiedendo molto, ma ne va della riuscita del workshop. Quindi procediamo velocissimamente e con grande piacere che chiederei ad Agnese Ciulla di fare una sua brevissima presentazione. Buon pomeriggio e bentrovati, anche se non vi vediamo, contiamo e vediamo che siete tanti e tante. Sono Agnese Ciulla, credo che l'intercultura e lo scambio fra diverse esperienze, modi di vedere, percorsi educativi sia stato uno degli elementi che mi ha accompagnato in tutta la vita. Io ho cominciato a 19 anni facendo attività con i bambini e le bambine delle periferie della città di Palermo, città dove tuttora vivo e dove svolgo tantissime delle attività che faccio, insomma. Questo dal 2012 al 2017 sono stata assessore alle politiche sociali del Comune di Palermo. Lì nella presentazione c'è scritto madre dei migranti, ahimè, sono stata solo la tutrice, per fortuna. Nel 2014 la storia credo che abbia bussato alle porte della città. In quanto assessore alle politiche sociali abbiamo deciso di aprirla, quella porta. In 3 anni sono stata tutrice di circa 1100 minori stranieri non accompagnati, e l'elemento di forza di quel percorso è stato quello di non essere mai da soli. E quindi abbiamo coinvolto la città, ma di questo ne parleremo dopo. Dal 2017, cioè da quando non sono più assessore, mi occupo di persone senza dimora e quindi giro l'Italia in lungo e largo da Biella a Ragusa e ci occupiamo insieme alla FIOPS, la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, di promuovere
un modo diverso di vedere, di guardare, di accompagnare l'autonomia alle persone che vivono in strada. E quindi anche lì, prima i bambini, i ragazzi, poi i migranti e i cittadini della città di Palermo e adesso le persone senza dimora. Grazie. Grazie, grazie, grazie infinite Agnese. E ora passiamo a un'altra persona che ho veramente il piacere di avere con noi oggi, perché è una persona splendida, io l'ho sentito più volte parlare, devo dire che è sempre un piacere sentirlo. Kazuo Inumaru è con noi. E, che dire di Kazuo? Si presenterà, ma è un sociologo, un antropologo che veramente porta l'interculturalità nella sua vita. Kazuo, a te. Grazie Katia. Allora, per essere brevi, la cosa più interculturale che ho mai fatto è stata quella di arrivare in Italia a 6 anni e, come vedete, ci sono rimasto. Anche se dopo 14 anni in Italia sono tornato in Giappone, ho fatto la prima laurea, poi sono andato nella perfida Albione, dove sono rimasto 4 anni a Cambridge, e nel frattempo i miei genitori avevano una casa a Parigi. Quindi sono stato, in un certo senso, abitante della Francia, della Gran Bretagna, del Giappone, oltre che dell'Italia. L'esperienza di lavoro più intensa che ho fatto di interculturalità sono stati 3-4 anni a Vasto, in Abruzzo, dove ho lavorato alla fusione del management della Denso e della Magneti Marelli, ovvero sia la Denso aveva acquistato una divisione della Magneti Marelli e io mi occupavo della comunicazione, della formazione e dell'integrazione manageriale di queste due enti. Poi ho lavorato per tante altre aziende, sempre in tema di fusione culturale, faccio il formatore aziendale e mi sono occupato anche di produzione snella e di knowledge management. Ho finito, grazie. Grazie Kazuo. Grazie. Adesso passerei a un'altra persona che di multiculturalità se ne intende sicuramente, Benedetta. Benedetta Risolo, una breve presentazione tua anche. Benedetta, ci sei? Ci senti? Sì, perdonatemi. Eccoti qua, vai. Eccomi. Vai. Allora, sono Benedetta Risolo e sono un avvocato specializzato in relazioni internazionali. Le mie scelte professionali mi hanno spesso portato a relazionarmi e anche a immergermi in culture distanti dalla nostra. Con Deloitte, con Astaldi e con altre società ho avuto la bellissima opportunità di vivere in Albania, di vivere in Spagna, ma anche forse l'esperienza per rispondere alla domanda di Katia iniziale, più interculturale, che mi sia mai capitata, forse quella di essermi innamorata di un ragazzo con origini indiane e l'anno scorso di trasferirmi con lui a Bombay, che devo dire per diversi mesi è stato un cambio di vita importante. Ad oggi sono responsabile dell'ufficio internazionale dell'Istituto Teram Design, che è una realtà di formazione dal 1999 che ha sede a Perugia e Shanghai, e nello specifico all'interno di questa università privata gestisco la filiale cinese di Shanghai e gli accreditamenti internazionali, quali il nuovo ingresso nel ranking di Londra, dove ci posizioniamo, Times Higher Education, dove ci posizioniamo come unico istituto privato in Italia e nella top 10 italiana delle università più sostenibili. Il mio lavoro è soprattutto quello di creare e di cercare di costruire una rete sempre più fitta di partenariati internazionali, questo per offrire ai nostri studenti un ambiente formativo sempre più interculturale, quindi che riesca a stimolarne ogni giorno sempre di più la curiosità. Grazie. Bene. Grazie, grazie mille Benedetta. E adesso vorrei presentare, diciamo, chi porta la concretezza nel nostro gruppo, il nostro ingegnere aerospaziale Cristiano Iocco, che è il direttore tecnico di EMEA di Vestas Blades, un'industria dell'eolico, e quindi green, e quindi
lascio a Cristiano presentarsi e dirci qualcosa di sé, del suo essere interculturale. Ci segue dall'Inghilterra, giusto? Sì, vi seguo dall'Inghilterra. Sì, sì, sì. Mi sentite? Penso di sì. In terra d'Albione da 10 anni, ormai trapiantato in vivo a Southampton attualmente, lavoro per una compagnia danese. Prima di ricoprire questo ruolo di direttore tecnico ero il manager del team di design, dei teams di design per Vestas. I teams che dovevo gestire, misurare e gestire, erano distribuiti in tutto il mondo fondamentalmente. Ho un team in Gran Bretagna, un team in Danimarca, un team in Portogallo, in India, Cina e Stati Uniti. Quindi nel mio ruolo poi come direttore tecnico di zona di area EMEA mi occupo di 5 stabilimenti, Spagna, Germania, Italia, Russia e Turchia. Ci stiamo espandendo ulteriormente in Medio Oriente e Africa, quindi gioco forza, mi trovo a gestire risorse provenienti da diverse culture e il mio compito è quello di fare in modo che queste risorse lavorino in maniera integrata e complementare, perché sarà un tema comune penso per tutti quanti, del riconoscimento che ogni risorsa è un talento e l'abilità del leader, del manager, è quello di estrarre dal talento quanto la risorsa è in grado di fare potenzialmente ed è quello che ti dà l'energia onestamente per continuare ogni giorno insomma, a fare quello che faccio. Sono stato breve. Grazie Cristiano, grazie. Grazie Cristiano, grazie. Allora io continuerei adesso con un'altra persona che ci porta una testimonianza dal mondo delle imprese, delle aziende, che conosco personalmente tra l'altro. Quindi Silvia, vai, tocca a te. Buonasera a tutti, ciao Marco. Sono Silvia Scopelliti, sono in Intesa San Paolo da tantissimi anni e mi occupo di apprendimento digitale in due accezioni. Ne coordino la transizione delle banche che operano all'estero e lavoro per creare piani e formati che migliorino l'esperienza in maniera interattiva e avvincente su più piattaforme. In realtà mi sono sempre occupata di progetti, di creare e gestire progetti complessi molto spesso all'estero, lavorando e collaborando spesso anche con organizzazioni internazionali, anche pubbliche, anche non governative, lavorando su integrazioni e piani di trasformazione. La cosa più interculturale che ho fatto, perché ce n'è tante, ma pensandoci sono subito andata a pescare la più entusiasmante, la più sfidante e anche la più interessante per i temi di cui parliamo oggi, vale a dire creare e avviare un'organizzazione internazionale che doveva conciliare interessi opposti partendo da culture diverse in ambito internazionale su un obiettivo di salute pubblica. E questo è stato già diversi anni fa. Sono stata dentro il minuto? Bravissima, bravissima. Allora passo, last but not least, dulcis in fundo, Paolo Iacci, che può mettere a fattor comune un po' tutto, sia la scuola, sia l'università, sia l'impresa, sia l'associazionismo, in quanto è anche presidente di ADP Promotion. Paolo. Sì, io ho fatto una vita nelle aziende, prima come direttore HR, poi come direttore generale, poi adesso sono entrato in una nuova fase della vita. Insegno in università e sono presidente di ECA, che è una società che si occupa di assistenza, di consulenza amministrativa, previdenziale, fiscale nel mondo della global mobility. Io in realtà qui vi parlerò soprattutto di quello che è emerso da una serie di interviste che ho fatto a ragazzi che se ne sono andati dall'Italia e la maggioranza dei quali non sono rientrati. Parte di queste interviste sono poi in un libro che è già uscito di Riboni, Ciao Italia, un'altra parte in un libro che sta per uscire invece mio, sulla generazione Z. Forse anch'io sono stato nel minuto. Grazie tantissime. Direi di sì.
positivo, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma recupereremo. Ora ci farebbe piacere iniziare questa riflessione, no? Proprio su Marco, su quello che è, intendiamo per interculturalità, e provare a lanciare un po' ognuno di noi quelle che sono le basi concrete, visto che, come dicevamo all'inizio, per portare un'apertura all'interculturalità sia in ambienti scolastici, formativi, come dice il sottotitolo del nostro tavolo, che recita proprio insieme, inventare nuove strade per inclusione e multiculturalità nell'education, laddove appunto per education non intendiamo solamente le scuole, voglio dire superiori, come dicevamo prima con Andrea, dai 16 ai 18 anni, focus di intercultura, bensì anche l'università, ma anche la formazione aziendale e non solo, anche il continuous learning, in modo da portare anche la formazione in ambito sociale. Quindi, Marco, come... Sì, io direi adesso procediamo velocemente ascoltando un po' da ciascuno di voi gli aspetti salienti delle vostre esperienze, no? Cioè, senza ovviamente previsione di tempo, abbiamo solo 2-3 minuti per intervento, senza ripercorrere tutto, però vi chiederemo quali sono gli aspetti principali, le caratteristiche distintive sulla base della vostra esperienza in ottica di interculturalità e di inclusione, no? Perché l'idea è un po' quella di lavorare sulla multiculturalità come porta per facilitare anche una maggiore inclusività, una maggiore inclusione. Quindi vi chiederei adesso, andiamo in ordine, chiederei proprio il vostro punto di vista su quelli che sono stati gli aspetti distintivi, gli aspetti maggiormente interessanti anche per chi ci ascolta, delle vostre diverse esperienze. Con chi cominciamo, Katia? Mi sembra che Andrea sia il primo della... Io vorrei infatti coinvolgere Andrea non per altro, ma per avere un po' da lui, visto che, voglio dire, intercultura è un marchio, non solo, aiutarci a dare una definizione di quello che è intercultura e di quello che è interculturalità, e dirci un po', perché so che loro hanno già un percorso formativo, no? Sia per le persone che per i ragazzi che si apprestano a svolgere un periodo con intercultura all'estero, o dei ragazzi che vengono in Italia, ma anche con le famiglie o le persone che li affiancano in questo viaggio. Quindi se ci vuoi condividere un po' quello che è per te intercultura e quali sono i pilastri della formazione all'interculturalità che voi svolgete con i ragazzi e anche e soprattutto con chi si occupa della loro, li accompagna nel viaggio. Sì, grazie. Tenterò nel pochissimo tempo a disposizione di dare qualche cenno. Allora, sicuramente la definizione di intercultura è molto ampia, perché a seconda dell'ambito nel quale noi ci approcciamo ci sono declinazioni diverse. Intercultura associazione promuove il valore del dialogo e delle differenze, e quindi parte dal presupposto che solo attraverso un incontro fisico tra persone che provengono da contesti socioculturali e poi fisici diversi possano trovare la chiave per comprendersi e capirsi. E questo ancora di più è efficace ad un'età, quella tra i 15, 16 e 18 anni, quando le persone sono ancora abbastanza, i ragazzi sono molto aperti all'apprendimento e al mettersi in gioco. E quindi la nostra associazione promuove non tanto il viaggio, cioè non è andare all'estero per imparare una lingua, ma fare proprio un percorso di apprendimento, un progetto educativo che parte da un'analisi prima dell'andare all'estero su che cosa sono le differenze, che cosa vuol dire appunto intercultura, e poi nella pratica, quando uno è all'estero, si misura anche con le difficoltà complessive che un'esperienza come questa può avere, sempre con il sostegno e l'aiuto dell'associazione.
Questo noi lo facciamo attraverso i 5.000 volontari che abbiamo sul territorio italiano e gli oltre 200.000 nel mondo, nei 70 paesi dove siamo. E quindi diciamo che la valenza poi educativa dei momenti di educazione non formale che usiamo per passare questi concetti non è solo sui partecipanti, ma è anche sui volontari stessi e anche sulle famiglie. Mi permetto qui di dare un po' la provocazione che da sempre l'ambito forse più difficile per noi di intervento nel valorizzare queste esperienze in generale, il tema dell'internazionalizzazione, sono le scuole proprio e gli insegnanti in particolare, perché anche se ovviamente rispetto a 20-15 anni fa c'è più sensibilità, comunque la scuola in Italia ma anche in altri paesi è tendenzialmente autoreferenziale e un po', se mi passate il termine, nazionalista, nel senso che è poco aperta alla dimensione internazionale, e questo è proprio uno degli obiettivi della nostra associazione, cioè quello di portare dentro le scuole un seme, un germe di internazionalità. Quindi io penso che in generale lavorare anche sulla formazione degli insegnanti, magari quelli che entrano in ruolo, insomma, in particolare, ma tutti, sia determinante per dare un contributo appunto all'idea dell'intercultura. Bene, grazie Andrea. Grazie Andrea per la velocità. Io riassumo e colgo in questa parte non viaggio ma progetto educativo, diciamo proprio, no, il riassunto anche di quello che diceva Andrea, oltre alla formazione appunto proprio di chi forma le persone. Bene, Marco. Sì, io adesso chiederei ad Agnese di raccontarci un po' alcuni aspetti della sua esperienza. Lei prima ha detto, guardate che io non ero la madre dei migranti, ero solo la tutor, che non mi sembra poco comunque, no? Quindi chiederei proprio ad Agnese di raccontarci innanzitutto gli aspetti principali della sua esperienza, perché questa è veramente vita vissuta, nel senso, se c'è una cosa concreta è sicuramente quello che ha fatto Agnese, quindi vedere anche da quello che ci saprà raccontare quali sono gli aspetti principali dal suo punto di vista, ovviamente. Vai Agnese. Sì, e allora, il lavoro che abbiamo fatto in quegli anni, ci tengo a dire abbiamo e non ho fatto, perché come dicevo poco fa, nel momento in cui nel maggio del 2014 è arrivata la prima richiesta da parte della prefettura di andare in banchina fondamentalmente e iniziare i primi percorsi di accoglienza per ragazzi e ragazze soli, bambini e bambine soli che arrivavano nella città di Palermo, il lavoro che si è fatto è stato un lavoro che ha coinvolto tantissime persone e tanti enti ed istituzioni. Un passaggio di cornice. Il lavoro fatto è stato fatto secondo una logica di riconoscimento dei diritti, quindi non con un approccio di buona volontà, non con un approccio di accogliamoli tutti perché siamo tutti bravi, ma con una volontà di riconoscere alle persone il diritto a vivere. E quindi su questo ci siamo ritrovati a fare il nostro dovere, che era quello di istituzioni che si trovavano in un momento storico particolare. Nell'arco del 2014, 2015, 2016 e parte del 2017, quindi ero assessore, gli sbarchi, noi eravamo in banchina costantemente dal mese di maggio fondamentalmente fino a settembre, sono arrivate nella città di Palermo fra adulti e minori oltre 45.000 persone. C'è stata una differenza sostanziale fra Mare Nostrum e Frontex nell'approccio, nelle modalità di accoglienza. Cosa è successo? Il problema reale non era la banchina. In banchina io, come dicevo l'altra volta, forse in uno degli incontri di preparazione, in banchina io ho soltanto provato vergogna e imbarazzo nel vedere le condizioni di vita delle ragazze e dei ragazzi che scendevano dalle navi. Il vero lavoro non era quello della banchina, che era una
gestione operativa, ma il lavoro vero era quello dell'arrivo e dal giorno dopo l'inserimento nelle comunità dei ragazzi. Ci siamo domandati cosa avremmo potuto fare e a questo punto, prima che uscisse la famosa legge Zampa, prima che si cominciasse a parlare di tutori e di minori stranieri non accompagnati, abbiamo costituito nel Comune di Palermo un protocollo d'intesa fra il Comune e il Tribunale degli Adulti, con il giudice tutelare, il Tribunale per i minorenni, la Procura, la Questura, l'Azienda Sanitaria, l'Università, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Garante per l'Infanzia della città di Palermo. Quindi tutte istituzioni che insieme sceglievano di stabilire come reciprocamente e quale tipo di ruolo e responsabilità avevano nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. E questo è il tema su cui io vorrei porre l'attenzione. Noi non abbiamo mai fatto l'accoglienza migliore che c'era, perché qualunque accoglienza è sempre un modo per tamponare un flusso migratorio che viene gestito malamente per via degli attuali decreti sicurezza e tutto quello che ne implica. E io non sono stata una buona tutrice. Quel protocollo nasce proprio da questo mio sfogo generale con tutti, perché essere tutori di un ragazzo o di una ragazza ha un valore. Essere tutrice di 1000 ragazzi significa che ne ho conosciuti veramente pochi, e soltanto in condizioni di grave difficoltà. Ecco, il protocollo puntava a costituire un lavoro di presa in carico. Nel lavoro dell'integrazione, nel lavoro della comunità, ragionare fra istituzioni e città, ragionare insieme fra ruoli, progetti di vita e ascolto dei destinatari, è diventato l'elemento che ha fatto in modo che almeno questi ragazzi potessero non solo ricevere un posto letto e un pasto caldo, ma potessero avere la possibilità di fare un passo verso una scelta, un desiderio, un progetto di vita. Questo non vale solo per i migranti. Come diceva Katia all'inizio, questo può valere per tutte le persone che vivono nelle nostre città. Lo vedo adesso con la FIOPS, con cui lavoriamo con le persone senza dimora, e vi dico che dall'indagine dell'Istat del 2014 ad oggi, in strada troviamo molti migranti che prima erano nei circuiti di accoglienza, che per una serie di vari motivi adesso si trovano in strada. E allora lavorare con le persone attraverso l'ascolto, attraverso l'accompagnamento all'autonomia e attraverso una presa in carico condivisa fra più enti e istituzioni diventa un elemento su cui ragionare per evitare di lavorare su fondi a pioggia e progetti uguali per tutti. Progetti individuali e un accompagnamento dove la persona è soggetto attivo e non destinatario. Li ho fatti 3 minuti. Sì, sì, perfetto, grazie, grazie. 3 minuti, sei stata fantastica, grazie. Veramente, grazie mille. Bene, ora io direi che se Paolo vuole, allora vedo che allora passerei la parola. Adesso Marco, diciamo, passiamo a Kazuo, così lo vedo pronto. No, abbiamo sì. Paolo, sì. No, perché non lo vedevo, avevo paura, sì. No, non riuscivo a vederlo già, io. Lo vedo già pronto, quindi... Era la mia Paolo, telecamera. Hai 3 minuti anche tu, Paolo, vai. Non voglio togliere... No, non ti vedevo io, e allora si è oscurata la mia camera, e quindi... Bene, allora Paolo, dici, tu hai scritto, autore ovviamente dell'impresa inclusiva, quindi mi farebbe piacere che tu portassi all'interno del nostro tavolo quello che tu hai visto nelle varie aziende internazionali nel quali tu hai operato a vario titolo, ma anche quello che vedi e tu porti nelle università, per capire come si possa veicolare sia nella formazione aziendale, sia nella formazione, diciamo così, universitaria e post-universitaria, questo, diciamo così, linguaggio inclusivo e questa accoglienza all'altro. Katia, non so se forse non rispondo esattamente alla tua domanda, vediamo, perché secondo me c'è un problema più grosso, cioè che è l'altra faccia della medaglia dell'intervento di Agnese. Negli ultimi 10 anni se ne sono andati dall'Italia 2 milioni di persone, questi sono i dati ufficiali. In realtà i dati non ufficiali sono assai più gravi, cioè il numero di persone che ogni anno se ne vanno via stabilmente dall'Italia con l'ipotesi di non tornare più
Formalmente sono, ad esempio, l'anno scorso 135.000, in realtà sono sicuramente più di 150-160.000. Se io guardo chi sono queste persone, scopro che per il 60% sono giovani, scopro che di questi il 30% sono laureati e un altro 40% sono diplomati. Scopro che la maggioranza di questi provengono dalle zone con il più alto tasso di occupazione e non con il più alto tasso di disoccupazione. Scopro che i laureati che se ne vanno hanno nell'ordine una laurea in ingegneria, medicina ed economia, e scopro che il nostro paese è nel silenzio più assoluto. Allora, andarsene è sempre un elemento traumatico, quindi c'è un problema per le persone, cioè non è che questi ragazzi se ne vanno felici, questi ragazzi non se ne vanno per niente felici, ma ancora meno felice dovrebbe essere il nostro sistema economico e produttivo, che è già negli ultimi posti nei laureati, nelle discipline STEM, e che per di più li perde. Qui il problema è che le aziende non offrono sentieri di carriera e spazio per i giovani, quindi c'è un problema di innanzitutto di entrata, cioè ormai le aziende offrono soltanto stage per entrare e gli studenti più preparati o più richiesti a livello internazionale non ci stanno più. Dopodiché offrono dei meccanismi di crescita che vengono percepiti come non meritocratici. Questo è un paese che viene percepito da questi ragazzi come un paese vecchio, come un paese che, su cui non vale più la pena scommettere. Le imprese all'interno di questo mondo sono percepite leggermente meglio, ma non così tanto, comunque non in grado di riuscire a trattenerli. Sull'ultimo Corriere Lavoro c'era un imprenditore che diceva: io cerco ingegneri e non ne trovo, piange il cuore vedere le migliaia di ingegneri che si stanno apprestando a lasciare l'Italia con l'ipotesi di non tornarci più. Perché poi noi siamo andati a vedere a distanza di 10 anni quegli ingegneri, quei medici, quegli economisti che se ne sono andati, nel 90% dei casi non sono più tornati. Teniamo presente che oggi noi abbiamo una legislazione, la cosiddetta legislazione sul rientro dei cervelli, che è sicuramente una delle più favorevoli che ci siano in Europa. Eppure i ragazzi non rientrano, perché questo è un paese su cui hanno smesso di scommettere, queste sono imprese su cui hanno smesso di scommettere. Questa è una cosa estremamente grave su cui nessuno parla. Credo che vi sia una mancanza di focalizzazione del problema, non soltanto da parte del sistema economico e politico nel suo complesso, anche da parte delle imprese. Parlare di inclusività significa porsi dei problemi molto concreti. Io, che pure sono uno psicologo di origine, ma temo molto quando, come dire, il taglio è solo un taglio soft. C'è un taglio hard, cioè ci sono dei temi molto concreti. Se le aziende offrono soltanto uno stage all'ingresso a degli ingegneri, o non gli danno prospettive di carriera serio, o offrono degli stipendi che sono mediamente il 30 o il 40% in meno di quello che offre la Francia, la Germania o l'Inghilterra, il discorso si chiude e queste aziende non avranno una prospettiva. Noi parliamo del futuro, ma ci stiamo pigliando in giro. Grazie Paolo, grazie, molto grazie. Interessante. Io adesso proseguirei nella nostra
come dire, condivisione di questi aspetti di multiculturalità e di inclusione che tutti noi, tutti voi in particolare, state già facendo, no? Benedetta, tu prima ci hai parlato delle tue esperienze in ottica di multiculturalità a livello personale, poi non solo, perché col ruolo che occupi in ambito organizzativo hai anche esperienze con uno sfondo aziendale organizzativo. Quindi quali sono, dal tuo punto di vista, gli aspetti più interessanti, gli aspetti chiave? Cioè, cosa hai scoperto in questo tuo percorso? Quali sono alcuni aspetti che aprono proprio la porta alla multiculturalità e all'inclusione? Allora, secondo me, per riallacciarmi un po' a quello che diceva Andrea prima, mi trovo totalmente d'accordo con la barriera che molte volte si trova, poi io parlo nel mio campo un po' più specifico e per la mia esperienza personale, nella formazione. Cioè la formazione italiana è molto a volte chiusa, molto nazionalista, tradizionalista, e quindi vede quasi di cattivo occhio questo tipo di esperienze. In particolare mi riferisco adesso con la mente, vado all'università, a quando pensavo a come certi professori, magari ecco, con questa visione più tradizionale, vedevano di male occhio le esperienze come l'Erasmus. Quindi secondo me c'è veramente tanto ancora da fare, tante barriere da rompere in Italia su questo punto di vista. Poi invece, per riallacciarmi anche al discorso che faceva prima Agnese, forse c'è anche una mancata immedesimazione da parte delle persone in culture diverse. Quindi adesso sto pensando al tema dei migranti. Proprio su questo tema mi riallaccio a una delle mie esperienze che ho portato avanti con un Erasmus Plus, uno di questi incredibili scambi che metto a disposizione l'Unione Europea, in Montenegro. Eravamo partecipanti da veramente tanti paesi, tante nazionalità e quindi tante culture, e abbiamo realizzato una sorta di gioco di ruolo. Venivamo divisi tra migranti e accoglienti, e quindi in questo gioco ognuno doveva immedesimarsi, vestire la parte di migrante o accogliente, e in questo modo poi cercare di capire poi tutta quella serie di problematiche tipiche dell'uno dell'altro. E quindi sicuramente questo ha fatto in modo, questo esperimento, questo gioco di ruolo ha fatto in modo poi di aprire gli occhi ai partecipanti su come effettivamente si vive una situazione diversa e lontana dalla nostra. Ancora, secondo me, per quanto riguarda la formazione, dovremmo essere un pochino più smart, tra virgolette, se mi passate l'inglesismo, e cercare di introdurre quella non formal education sempre di più, di cui parlava prima Andrea, che è secondo me una disciplina fondamentale per farci sentire non soltanto più coscienti, più consapevoli della multiculturalità, ma anche farla vivere a pieno. Adesso uno di questi sempre esercizi, giochi che vorrei ricordare, che magari potrebbero servire da spunto di idee future, è quello che ho portato avanti poi in Ungheria, sempre durante uno di questi scambi, il cosiddetto gioco, diciamo, dell'italianità dei gesti. Cioè in quel momento noi partecipanti dovevamo insegnare un metodo di comunicazione, quindi che facesse capire le persone in Italia, quindi nel nostro paese, a ragazzi del liceo che avevano un indirizzo internazionale. In quel momento abbiamo pensato: qual è effettivamente in Italia il modo di comunicazione più efficace e anche magari più divertente che possiamo utilizzare? Chiaramente sono i gesti. Quindi con i gesti abbiamo cominciato a insegnare come si ordina un caffè, oppure come si chiede di tagliare una telefonata, eccetera, in modo anche molto divertente. Secondo me tutta questa serie di attività deve essere inclusa non solo a livello universitario, ma proprio nell'educazione in generale, secondo me partendo proprio dalle scuole. È indispensabile che gli studenti, le giovani menti, riescano ad acquisire una certa sensibilità al tema dell'interculturalità e magari a diventare sempre di più cosiddette cittadini del mondo, perché
oggi si parla tanto di questa cittadinanza globale, pensando che più si viaggia e più si è cittadini del mondo, ma come diceva Andrea prima, in realtà non è così, perché se si viaggia, ma non si fa un'esperienza effettivamente di vivere, poi immedesimarsi poi in un'altra cultura, si rimane cittadini del proprio paese. Bene, grazie mille Benedetta, molto molto interessante anche questo gioco di ruolo veramente. Io vorrei adesso che Kazuo provasse a portarci dentro a questo suo fantastico progetto, nel quale ci ha anticipato alcune slide, ma veramente so che sarà difficile per te, dimmi se hai bisogno dell'aiuto, del supporto delle slide, ma preferirei veramente, perché tu sei un abile oratore e sai come renderci visivo anche il tuo racconto. Kazuo, a te. Grazie. C'è un lago, il secondo lago più grande del Giappone, che è rimasto inquinato perché hanno cementificato le rive. E l'autore di questo progetto, che in realtà dura da 26 anni, quindi a lungo termine, si è rivolto prima di tutto ai bambini, ai ragazzi, delle elementari, delle medie e del liceo, perché secondo il livello della scuola, la capacità di elaborare ciò che sperimentano i ragazzi aumenta, ma diminuisce anche la naturalezza e la facilità di approccio verso il problema. I bambini vedono i problemi in maniera diversa dagli adulti e non necessariamente in maniera infantile. Quindi, in questo lago chiamato Kasamigaura, che è il secondo del Giappone, hanno trapiantato vegetazione lacustre, sto parlando di azalee, sto parlando di piante acquatiche, e hanno messo delle piccole dighe, non di cemento, ma di vegetali, e lentamente, ripeto, nello spazio di 10 anni, hanno pulito l'acqua del lago e stanno ritornando i pesci, gli uccelli, e addirittura l'obiettivo di questo progetto, che è di 100 anni, di cui 25 finiti, è quello di avere ogni 10 anni una specie di uccello diverso, e alla fine ci sarà l'ibis crestato. Ma il progetto cominciando a Iseo, lago di Iseo, e non solo confrontare il Giappone con l'Italia, ma avere uno sviluppo turistico di qualità del territorio della Val Camonica di Iseo e della Franciacorta, di fare design management che ha per protagonisti i consumatori, quindi la popolazione residente nel territorio, di rendere la popolazione, ma anche i turisti italiani e stranieri, prosumers, cioè produttori e consumatori nello stesso tempo, in tempi diversi, di quello che viene fatto, e per ultimo di poter sfruttare il territorio in senso turistico di qualità, ma anche di esplorare cose nuove, mai fatte da nessuno, da nessuna parte. Sto parlando di territorio del lago Iseo, ma sto parlando soprattutto, e qui mi riallaccio a tutti gli interventi precedenti, dei giovani del territorio di cui sto parlando e in generale dell'Italia, perché il mio progetto ha, nonostante quello che ho detto, la preminenza non sul turismo, sull'aspetto economico, ma soprattutto sull'aspetto educativo, formativo. Io ritengo che una cosa è parlare di navigazione stando sulla terraferma e un'altra cosa è parlare di navigazione stando su una barca, una nave, uno yacht o un traghetto. È molto più viva la lezione sul traghetto o sul transatlantico. Certo. E io sto parlando di rifare non il turismo, ma di rifare addirittura la popolazione del mondo, Giappone, Italia, ma anche altri paesi, sulla base della interculturalità. E questo è il breve messaggio che posso dare. Kazuo, ci dici che cosa vuol dire Ikigai? Ikigai è una parola che io ti pregherei di mettere in
condivisione solo quella PowerPoint, perché è altrimenti difficile. Noi tutti abbiamo una ragione di vivere tutte le mattine quando scendiamo dal letto. Aspetta, chiedo un secondo solo a Marco se riesce a interrompere. Non riesco perché non ce l'ho il PowerPoint, no, non riesco. Allora, noi tutti abbiamo bisogno di amore nella nostra attività quotidiana e la nostra attività deve essere segnata da quello. Amore vuol dire passione e senso di missione. Ma dobbiamo anche essere professionali, competenti in quello che facciamo, perché se io mi metto a fare il saldatore farò solo disastri perché non ho nessuna abilità di saldare. Dobbiamo anche essere in una professione di cui il mondo ha bisogno, un'attività che è necessaria al mondo e non solo a me o due o tre altre persone del mondo. E alla fine abbiamo bisogno anche di trovare un'attività per la quale siamo pagati e per la quale possiamo vivere, nel senso che altrimenti rimane una passione, un dilettantismo magari di alto livello, ma se io suono il pianoforte per me solo e basta, sarà una passione. Se invece io riesco a farmi pagare i miei concerti, allora ho un mercato davanti a me, oltre che tutta la ricerca dell'amore, della maggiore professionalità e dei bisogni di bellezza degli altri nel mondo. Quindi, grazie Kazuo, grazie mille. Grazie Kazuo. Bella l'immagine soprattutto della differenza tra navigare effettivamente in mare o in un lago oppure navigare invece a bocce ferme, come si suol dire, no? In teoria. Chiederei adesso a Silvia. Silvia, tu operi, ci hai detto, da diverso tempo in Intesa San Paolo, quindi una realtà internazionale, globale, e ti occupi in particolare di formazione, ma non solo, ma di learning, di apprendimento anche in questo ambito. Quindi, sulla base delle tue esperienze, Silvia, quali sono gli elementi che secondo te sono distintivi? Cioè, le cose che hai visto, hai imparato, hai trovato e che sono particolarmente significative legandoli al tema di cui stiamo parlando, no? Cioè che è quello della multiculturalità e dell'inclusione. Devo dire che nell'esperienza nel ruolo che ricopro adesso porto le cose che ho imparato in tanti anni in cui vuoi come volontario nelle organizzazioni non governative, ActionAid in Italia e in Ghana, vuoi come collaboratore o consulente di progetti ad alto impatto sociale all'estero, ho imparato. E da quello che, anzi, ringrazio sia Andrea che Agnese in particolare, perché hanno disegnato un po' la cornice che spiega qual è l'impegno, cosa tiene un po' insieme, credo, tutte queste esperienze. E in particolare, se mi fermo a riflettere su quali sono gli elementi comuni, se vuoi dirimenti delle esperienze che ho maturato, ne vedo tre in primo luogo, e mi sembra che siano tratti comuni anche a quello che ci siamo raccontati fino adesso. Intanto il rispetto nei confronti del tuo interlocutore, la capacità di incontrare l'altro dove l'altro si trova, se vuoi, altrimenti detta, il tempo, arrivare al momento giusto a parlare con le persone, perché il tempo può essere un formidabile acceleratore, come un killer inesorabile delle migliori opportunità, delle migliori idee. Secondo, la capacità, se ascolti bene, di individuare con chiarezza quali sono gli elementi giusti su cui potrai costruire una cultura comune, un linguaggio comune, parlando di aziende, parlando di progetti aziendali, gli anglosassoni dicono what's in it for me, spiegami cosa me ne viene a me da questa cosa. Altrimenti detto, è secondo me l'elemento, il collante che poi riconosce e tiene insieme le differenze, per cui si vince e si perde insieme. E infine la cosa, secondo me, più importante, la capacità
non so se è questo l'ikigai, aiutatemi, ma la capacità di mobilitare il prossimo, di spiegargli, di mobilitarlo sul fine ultimo, sull'impatto che tu vuoi generare sul lungo periodo, ben sapendo che uno sforzo è immane, cioè l'ottica di lungo periodo di cui parlavamo prima a proposito del progetto, com'è che si chiama il tuo progetto, Kazuo? La premessa imprescindibile, perché altrimenti va incontro a grandi delusioni. Occorre, e l'esperienza di Agnese ce lo ricordava, io l'ho verificato in tanti anni, occorre determinazione, grande umiltà, capacità di ascolto vuol dire quello, e comprensione delle esigenze dell'altro, perché diversamente non fai un passo avanti e il progresso lo misuri nel lungo periodo. Il progetto si chiama Sasa. Grazie. Figurati, ma sono d'accordissimo che è nel lungo periodo che si vedono i risultati e bisogna essere attivi e ottimisti, perché se si pensano agli elementi negativi nessun progetto avrà mai successo. Grazie, grazie, grazie anche di questo tuo ultimo intervento, la comprensione dell'altro ed essere attivi e propositivi. A questo proposito vorrei passare la parola adesso a Cristiano. Cristiano, diciamo che fa parte proprio delle persone forse di cui parlava un po' Paolo Iacci prima, no? Perché Cristiano è italiano, lavora da sempre, direi quasi, all'estero, in progetti però internazionali, come vicino a quelli che lavoro io, che vedono comunque persone vedono talenti impiegati che vanno al di là dell'essere di diverse nazionalità, no? Ma quanto più sono, diciamo così, servono per raggiungere gli obiettivi di progetto, giusto Cristiano? Certo, trovavo ironico una cosa, che vivo in Inghilterra da Gran Bretagna da 10 anni. Chiaramente tutti quanti vedono la società inglese come simbolo di multiculturalità, ed è multiculturale, ma multiculturalità non coincide con inclusione. Io ho vissuto in 5 posti diversi in Gran Bretagna, ho cambiato 3 aziende, tutte multinazionali, 2 britanniche, diciamo, adesso questa danese, e capita dopo 10 anni ancora che le riunioni, quando c'è la presentazione, c'è John Smith, James Lee e Cristiano. Quindi alla fine c'è sempre questo, quindi sono io, tra virgolette, che sono, diciamo, fuori dalla logica della norma, quello che ne è considerata la norma, anche se appunto tutti quanti potrebbero pensare che queste sono società, tra virgolette, multiculturali, ma appunto multiculturalità non significa di conseguenza inclusione. C'è una cosa che nelle realtà aziendali, diciamo, contrasta con il tempo, perché oggi come oggi i prodotti siamo costretti, tra virgolette, a produrre, generare nuove idee in un passo che è inversamente proporzionale al tempo che tu puoi dedicare allo sviluppo delle risorse. E in tutto questo HR, devo essere sincero, molte volte non aiuta, perché imporre una politica con policy, una politica aziendale con policy che sulla carta vengono ricordate, non so, ogni 6 mesi o una volta all'anno quando c'è il consuntivo finale, ma di fatto poi la dirigenza non, come in Inghilterra, in inglese diciamo walk the talk, cioè nel senso che non hanno poi proseguito, non hanno mandato il messaggio vero, che quindi effettivamente quel tipo di obiettivo, diciamo, l'inclusione delle risorse in una maniera integrata, e viene considerato un key asset per la compagnia. E quindi alla fine ritorniamo al ruolo che il team leader, in questo caso il team manager, ha nella gestione delle risorse, perché a quel punto ci vuole tempo, pazienza, però i risultati avvengono. Una delle cose che abbiamo provato, onestamente, tutti noi abbiamo delle unconscious biases. Cosa voglio dire? Che anche se è un argomento che è scomodo parlarne, nel senso che come si parla di
di multiculturalità, uno subito diventa molto difensivo e non ammette che abbiamo delle opinioni che per motivi, o pregiudizi, parola ancora più tabù, allora bisogna pensare a dei modi per evitare che nella selezione della risorsa questo tipo di unconscious biases possano in qualche modo impedire, diciamo, la selezione della risorsa giusta. Allora, questo cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a fare delle, invece di fare lo screening di CV quando arrivavano le candidature per la selezione del personale, abbiamo inviato challenges anonime. Quindi con le challenges anonime, nel momento in cui si faceva lo screening, non si valutava più la figura, ma si valutava la competenza, in base se era in grado di rispondere alla challenge che era stata preparata, e così facendo abbiamo, diciamo, desoggettivizzato la selezione della risorsa e valutato più le competenze. Un altro tema che sono consciente del tempo, però a cui ci tengo, insomma, a condividere, è chiaramente in un team condivisi, bisogna creare la cultura di un team. E la cultura di un team è qualcosa che è difficilmente misurabile. Però c'è un'analogia che trovo molto interessante. Chiaramente la cultura non puoi misurarla, però è una cosa che ti serve, perché è come il pesce che senza l'acqua non può sopravvivere. Quindi ogni team ha la sua cultura e la challenge è quella di creare ed aiutare le persone del team a formare una propria cultura. E dove io misuro se il team è affiatato, se il team converge, quali sono gli obiettivi aziendali, perché alla fine, tornando alla concretezza, bisogna comunque lavorare secondo gli obiettivi aziendali e nel modo in cui si parla, nel modo in cui si agisce. E io trovavo all'inizio una grossissima difficoltà quando ho iniziato a lavorare per Vestas, perché c'erano due realtà completamente diverse, la realtà danese e la realtà britannica, che avevano grossissimi problemi di comunicazione. E sembra paradossale, ma ci sono e c'erano grossissimi legami tra i due paesi, e quindi di logica tu potresti pensare che la pensano allo stesso modo, in realtà no. E uno degli esercizi che mi sono fatto aiutare da un consulente, diciamo, HR che abbiamo fatto, è stato quello di aiutare le persone del team a dare feedback tra di loro. Ed è un esercizio, diciamo, terapeutico, perché mette a nudo le debolezze di ogni risorsa del team. Quindi abbiamo fatto prima un esercizio con si chiama un disco profile, nel senso che abbiamo classificato le diverse risorse secondo quali erano i loro behaviors e qual era il loro comportamento tipico. Quindi una volta che abbiamo messo a nudo come noi eravamo, a quel punto il gioco era interagire con le persone degli altri quadranti. È stata l'opportunità di mettere a confronto condividere Cristiano, situazioni anche. Ahimè, devo interromperti, perdonami, ma devo fare questo bruttissimo ruolo del timekeeper, che poco mi si addice, ma ti ringrazio per questo spunto del feedback, che è molto importante. Tra l'altro abbiamo un articolo, proprio parlo per gli amici che ci seguono, di IDP, nella rivista che a breve uscirà su IDP. Quindi diciamo che adesso ci farebbe molto piacere se Giuseppe e Simona volessero, come dire, darci un po' il loro sunto di quello che hanno raccolto da queste testimonianze e riuscire a lanciare un po' la seconda parte, nella quale dobbiamo essere veramente bravi gestori del tempo, perché diciamo sono quasi le 5:15, quindi abbiamo poco più di 20 minuti per riassumere io vi chiederei veramente la massima concretezza, come dicevamo al nostro pre-incontro, e vedere quali possono essere veramente dei pilastri, dei passi, no? Immaginandoci questo mondo inclusivo, mi è piaciuto molto quello che ha detto Cristiano, no? Che la multiculturalità non vuol dire inclusione, questo è il passaggio anche nostro tra diversità ed inclusione. No? E quello che è un po' uscito da tutti voi, però mi farebbe piacere veramente se Giuseppe e Simona volessero, come dire, portare anche i loro sassolini per costruire questa scala ideale che ci porti al mondo nuovo, al mondo che sarà
un mondo inclusivo, non solo, e che valorizzerà, come dicevamo come dicevano molti di voi, l'unicità della persona, no? E le competenze di ogni persona. Giuseppe, lancio la parola a te. Sì, beh, fare una sintesi non è semplicissimo, anche perché sono stati toccati, come dire, è stata una gamma di inclusivi, di temi di multiculturalità inclusiva molto ampia, quindi è uno spettro che va da coloro che arrivavano senza mezzi di sostentamento sulla spiaggia di Palermo, abbiamo parlato di quelli, come abbiamo parlato poi dei giovani plurilaureati italiani che vanno via perché non pensano che il nostro paese sia un paese in grado di cogliere i loro bisogni e, gratificarli nel medio e lungo periodo, dandogli loro, quello spazio di crescita e di sviluppo personale di cui hanno bisogno. Io farei sostanzialmente dividerei il discorso su due piani. C'è un tema, secondo me, che è un tema più culturale, più soggettivo, più di convinzioni delle persone, quindi comprendere bene quanto le persone, nei diversi ruoli che hanno, possono, attraverso uno sforzo personale, perché probabilmente non tutti hanno lo stesso tipo di sensibilità su questi temi, e quindi chi ha questa sensibilità ovviamente è più pronto a coglierne i temi, gli ostacoli alla multiculturalità, le diffidenze verso la multiculturalità. E poi ci sono tutta una serie di temi invece più di tipo concreto, e quindi come si può fare, e qui parlo soprattutto dal punto di vista delle imprese, e magari anticipo anche qualcosina che dirò domani nel mio intervento sullo statuto dell'inclusione che presenteremo domani, perché le imprese hanno un ruolo fondamentale per poter in qualche modo rimuovere tutta una serie di ostacoli, tant'è vero che, visto che faremo riferimento all'articolo 3 della Costituzione, le imprese sono parte integrante di coloro, dei soggetti che devono in qualche modo rappresentare la Repubblica e le sue articolazioni nel rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti di in qualche modo liberare la propria capacità professionale, personale, umana, e quindi cercare di fare in modo che attraverso il lavoro, attraverso degli spazi di crescita personale e professionale, possano compiutamente far realizzare la persona umana. Sugli aspetti culturali c'è poco da fare, cioè se non si parte da un concetto che nella sua semplicità mi pare innegabile, cioè la multiculturalità è un qualcosa di ineludibile, cioè non si può pensare di tirar su muri, di fare steccati, di prendere a cannonate i barconi, cioè vuol dire rifuggire e rifiutare l'evidenza. L'evidenza è il fatto che è un fenomeno ineludibile, che è un fenomeno che in qualche modo può spaventare, ma che può comportare nel medio e lungo periodo una grandissima ricchezza, sia da un punto di vista culturale, ma sia da un punto di vista anche economico e sociale, se ovviamente viene indirizzata nella maniera corretta, se questo problema non si mette la testa sotto la sabbia, ma si cerca di affrontare il problema da un punto di vista culturale, e quindi cercando di mettersi nei panni delle persone che sono da includere, cercando di mettersi nei panni di coloro che credono veramente nell'integrazione, nella multiculturalità, che credono veramente nella ricchezza che queste persone possono portare. E quindi il primo tema che in qualche modo deve essere portato avanti è quella della conoscenza delle culture diverse, la conoscenza delle altre persone, perché quello che conosci probabilmente ti fa meno paura, quello che conosci probabilmente può interessarti, quello che conosci probabilmente ti incuriosisce, e devi avere un'apertura mentale e personale verso le persone che arrivano. E questa apertura, questo desiderio di comprendere, fa sì che poi le persone loro stesse poi si aprano e quindi non vedano in qualcuno un desiderio di snobismo culturale, di superiorità culturale, ma una volontà vera, non di manipolare, integrando in maniera forzata, ma in qualche modo cercando di rispettare, come diceva qualcuno, le culture di provenienza. Qui le imprese sono state probabilmente le prime che hanno dovuto cimentarsi con i temi di integrazione, perché ci sono molte aziende che hanno di necessità virtù dovuto in qualche modo assumere persone che venivano da mondi lontani perché non trovavano più magari gli italiani che erano disposti a fare un certo tipo di lavoro, e queste imprese sono rese conto di quale opportunità straordinaria possono avere da questo punto di vista nel dare opportunità professionali a ragazzi che hanno volontà e che sono probabilmente portati anche a dare il 120% di quello che potrebbero dare se qualcuno gli dà
in qualunque possibilità. Quindi non voglio anticipare temi che magari saranno oggetto della prossima. Domani seguiremo il tuo intervento. Però in qualche modo la sfida è culturale e la sfida è soprattutto per le imprese, perché le istituzioni possono fare, ma poi il lavoro glielo devono trovare le imprese a questi ragazzi. Non si vive in un paese di assistenzialismo. Occorre che le imprese, aiutate ovviamente con una politica industriale di un certo tipo, infrastrutture, possibilità, eccetera, diano spazio di crescita a queste persone che poi si integreranno sicuramente rispettando la loro cultura, la loro religione, il loro paese di provenienza, le loro abitudini, ma cercando di convivere in maniera civile e probabilmente anche più ricca per tutti, perché dalla diversità si trae spesso ricchezza e non viceversa. Dicevamo oggi in un altro nostro hub creativo, quello dello smart working, si diceva che probabilmente questo smart working aiuterà ad essere tutti un po' più vicini e quindi a costruire molti più ponti di quanto, e probabilmente non avremo neanche più necessità di migrare per il lavoro o di magari le altre aziende ci troveranno direttamente dove stiamo, chissà mai, potremo collaborare tutti in intelligenze collettive, quale era il tema di un altro hub ancora. Katia, sentiamo anche Simona. Ci dai anche tu, Simona, un po' la tua view, la tua percezione, la tua sensazione di quello che è delle cose principali, più interessanti dal tuo punto di vista, che sono emerse da questa prima parte. Poi dobbiamo passare rapidamente alla seconda, perché il tempo è tiranno. Sì, cerco di essere il più sintetica possibile, anche perché Giuseppe, dal mio punto di vista, ha sintetizzato ottimamente quello che è stato detto. Riprendo un po' il concetto di Cristiano di prima, che non è detto che un'azienda multinazionale sia per forza multiculturale e inclusiva. Oddio, multiculturale sì, inclusiva non è detto. Però è anche vero, e sono d'accordo con Giuseppe in questo, che dato il ruolo imprescindibile che le aziende hanno anche nei temi dell'integrazione, c'è un tema forte anche di sostenibilità, e un'azienda internazionale, globale, che non vede questi temi come prioritari in termini di sostenibilità a lungo termine, dal mio punto di vista non ha molti spazi. Questo perché, mi ricollego invece a quello che diceva Paolo, no? Ai cervelli in fuga piuttosto che alle difficoltà di inserire, c'è un tema fortissimo nelle aziende in questo momento, che è quella che si chiama la guerra dei talenti, e quindi il fatto di offrire alle persone una realtà che sia effettivamente aperta, inclusiva, che abbia un mindset veramente internazionale e interculturale, per i ragazzi è un valore di per sé e quindi è un elemento di attrattività. Noi in Deloitte, e faccio un esempio puntuale, siamo un network internazionale, abbiamo 300.000 persone in 150 paesi al mondo, quindi va da sé che lato nostro l'approccio multiculturale, la cultura inclusiva condivisa sono degli elementi di successo, degli elementi chiave del successo di un'organizzazione di questo tipo. Ne consegue che, e mi collego invece a questo punto ad Andrea e a Benedetta, nella necessità che c'è di dare anche ai nostri ragazzi la possibilità di crescere e di fare esperienze, perché non è solo il viaggio all'estero, ma è proprio il fatto di vivere concretamente la cultura di un altro paese. Noi in Deloitte promuoviamo programmi di international mobility attraverso i quali le nostre persone, i nostri ragazzi hanno la possibilità di fare assignment all'estero da un minimo di 6 mesi a chi invece può decidere di proprio trasferirsi permanentemente in un'altra realtà del gruppo. E noi siamo consapevoli che questa mobilità è un valore, no? Dà la possibilità di confrontarsi con altre culture e diventa un elemento di crescita personale, ma anche professionale. L'elemento di crescita professionale, dal mio punto di vista, è un elemento fondamentale lato nostro come azienda. Dal punto di vista invece della crescita personale, secondo me è un elemento che va a incidere sulla nostra società e sulla, diciamo, una vista più ampia di quella che può essere la multiculturalità. Mi collego a un ulteriore tema, che è quello della formazione, che chiaramente mi è particolarmente caro, e a un altro ancora, che è l'accompagnamento. Anche Agnese prima diceva, non è solo il fatto, stare in banchina è una questione di organizzazione.
Dopo però c'è bisogno di un accompagnamento e di capire in che modo veramente far sì che le persone si sentano veramente accolte e integrate. Lo stesso elemento, se lo trasliamo a livello aziendale, diventa veramente un tema culturale. E la cultura non la si cambia dalla sera alla mattina, ha bisogno comunque di percorsi, di attività di formazione e di informazione che diano la possibilità di andare ad allenare quelli che sono, secondo me, le competenze base, che sono l'ascolto, l'apertura, l'empatia, sono le basi poi per lo sviluppo di una vera attitudine multiculturale che ci dia la possibilità di crescere come persone, come professionisti, ma anche come cittadini. Mi taccio perché la seconda parte grazie, è molto importante. Sì, grazie, grazie. Sì, sì. Io direi che adesso abbiamo ascoltato un sacco di interventi interessanti, mi sono anche segnato un paio di cose. In questa seconda fase abbiamo circa una ventina di minuti scarsi, quindi dobbiamo andare ipervelocemente purtroppo, però sono emerse secondo me delle cose particolarmente interessanti e anche abbastanza concrete, tra virgolette. No? Mi ricollego un po' di cose che sono state dette prima, ad esempio, vedete, cioè, la formazione italiana è chiusa, un po' nazionalista, no? Quindi c'è un tema probabilmente anche di contenuti, di quello che viene erogato in questo ambito. La formazione è anche un tema a me molto caro per ovvi motivi. C'è un altro aspetto interessante che invece diceva Kazuo, diceva se io faccio una cosa devo anche essere capace di farla, no? Per essere efficace, per impattare effettivamente. Quindi c'è un tema non soltanto di contenuti, cioè di quello che viene erogato, di approcci, di quello che si fa, ma anche di capacità nell'erogarlo, nel farlo, nel portarlo avanti. No? E quindi su questa falsa riga, mi viene da chiedere, non so, non rivolgo la domanda a una persona in particolare, ma a chi si occupa di formazione, di sviluppo in ambito organizzativo, aziendale, ma anche invece in ambito più sociale. Cioè, Cristiano ci ha portato un esempio, no? Ci ha detto proprio, ci abbiamo imparato a darci del feedback all'interno del gruppo e questo ci ha facilitato. Ecco, qualche idea, qualche spunto, non una cosa particolarmente grandiosa, ma vi viene in mente qualche azione, qualche proposta, qualche cosa che si potrebbe fare concretamente e anche rapidamente magari su questo tema. Non so chi vuole provare a rompere il ghiaccio. Silvia, vai. Frigo, grazie. Frigo perché gli ultimi passaggi secondo me hanno proprio dato una accelerata portando, come diceva Paolo prima, svelando i nervi scoperti e prova ad infilarli un po' come partendo da quello che diceva poco fa Simona e Cristiano. Un suggerimento, una proposta concreta che poi onestamente Marco, ci conosciamo, nulla, non avrei proposto nulla di diverso 7 mesi fa in era pre-Covid. Prima cosa, utilizzare la tecnologia per tracciare lo stato di salute del clima in azienda, ma farlo dando libero accesso a questi strumenti in modo che ciascuno possa rendersi conto, maturare consapevolezza e quindi responsabilità di qual è l'impatto del proprio comportamento sulle relazioni con gli altri. Il nudging sono strumenti che in azienda si usano, è vero che la formazione è ancora molto inclusiva, chiusa, però viviamo gran parte di noi in azienda, io vi invito, ditemi in percentuale quanti dei nostri capi hanno avuto percorsi di formazione, io mi riferisco alla fascia d'età che va dai 40 ai 55 e 60 all'estero e padroneggiano almeno più di una lingua straniera, no? Quindi primo suggerimento è quello di utilizzare gli strumenti della tecnologia o se volete delle scienze cognitive esponenziali in maniera diffusa, perché se 10 anni fa facevamo i giochi di ruolo per far prendere consapevolezza alle persone dei propri bias, oggi abbiamo una miniera, anche troppi dati, e se non sai come usarli non te ne fai nulla, che ci permettono di governare questo cambiamento. Però attenzione, tutto questo si tiene se siamo disposti ad ammettere che la sincerità, c'è una bella intervista al CEO di Netflix un paio di giorni fa, è in uscita un suo libro, se che la sincerità o se preferite la capacità di gestire il consenso sia un valore, no? Perché multiculturalità non è inclusione, ma cultura comune, una cultura che valorizza il contributo differente di ciascuno e lo vede come un valore aggiunto, non come una minaccia.
E questo, su questo secondo me c'è molto da fare, perché Paolo diceva, è vero, se tu mi dai il 30-40% in meno di quanto mi dà un'altra azienda, io le mie conoscenze, il mio percorso di crescita lo vado altrove. Ma oggi, con la disponibilità di informazioni e di opportunità che hanno i nativi digitali, hanno i millennials, il New York Times ha oltre il 40% delle posizioni di leadership occupate da millennials. Conoscono i prodotti che fanno perché li consumano e i prodotti si vendono. Qui c'è un discorso, Paolo non la toccava piano ed io mi metto in scia. Terza cosa, terzo suggerimento concreto che acquista maggior forza, secondo me, a seguito del contesto con cui siamo stati costretti a misurarci negli ultimi mesi, un focus ripensato sulla selezione, che elimini i bias legati ai vincoli lavorativi di sede e sia disposto di conseguenza in maniera equa, quindi non penalizzando, diciamo così, i diritti connessi alla relazione, a rivedere la collaborazione. Questo perché, per avere accesso ad un bacino non solo più ampio, ma più ricco, la domanda deve essere, il culture fit è stato un po' un mantra degli ultimi 20 anni, il culture fit che è la morte di ogni cultura capace di apprezzare le differenze. La domanda non deve essere qual è il fit che convalida l'esistente, la domanda deve essere cosa porta di diverso questa persona al mio discorso. E io credo che il contesto a cui ci affacciamo renda urgenti questa, per le aziende, la capacità di affrontare in maniera brutale, onesta, questi discorsi, perché il tipo di, io credo, risorse, di capacità che sono oggi necessarie sono due, di qualità: la fantasia e la resilienza psichica, mentale, la capacità di crescere. Poi un ultimo, raccolgo lo spunto sulla formazione e sui contenuti. Per chi si occupa di formazione, soprattutto chi lavora in digitale, io credo che l'ultimo miglio che bisogna fare è, se siamo tutti d'accordo che oggi l'apprendimento è informale, impariamo dall'assorbire una mole enorme di contenuti 24 ore su 24, è informale, è veloce, e se siamo tutti d'accordo che prima di essere destinatari siamo consumatori attivi di contenuti digitali, perché interveniamo, mandiamo i voti ai contest, dobbiamo essere capaci di rivedere i nostri processi che progettano contenuti e che pensano la formazione, anche imparando da altri settori, integrando linguaggi e formati che vengono da altri mondi, dall'intrattenimento veloce, sì, sì. In generale questo... dall'intrattenimento dai media. Questo è molto... Per passare dai video situazionali noiosi all'edutainment, diciamola all'inglese. Questo sempre perché il tema è, ti raggiungo e i dati oggi ti permettono di essere, di spaccare il capello se vuoi, ti raggiungo laddove tu sei e ti do ciò che ti serve, in modo da non lasciare nessuno indietro. Mi farebbe piacere, scusa Silvia, partire da lì e lanciare una domanda. Mi piaceva quello che diceva prima Giuseppe e anche in parte Kazuo, in parte Cristiano, un invito alla concretezza laddove le aziende, le imprese nostre, non solo, ma tutte le imprese, si facciano, come dire, portavoce di questa volontà e necessità di includere il più possibile l'unicità delle varie persone, anche perché parlo dell'azienda nella quale lavoro, ma che parla e ha progetti in tutto il mondo, siamo presenti in 38 paesi, è chiaro che più abbiamo diverse unicità che permettano di essere più vicini ed accoglienti ai nostri clienti, no? Alle persone che siano più vicini culturalmente ai clienti e che quindi possano più facilmente, diciamo così, capirne le necessità, no? Quindi vorrei, soprattutto con chi si occupa di azienda, parlo di Paolo, anche di Cristiano, di Giuseppe, Simona, ma anche
vorrei vedere anche le competenze, un atteggiamento interessato a quanto, per esempio, guardo Agnese, lei diceva adesso molte di queste persone che sono arrivate sono per strada. Bene, io so di interventi che miravano a valutarne invece il talento, no? Perché noi diciamo, noi stiamo scappando dall'Italia, bene, vuol dire che però qualcheduno all'estero valorizza anche i nostri talenti, no? Poi noi magari in Italia non li paghiamo a sufficienza, quindi vanno fuori per poi magari ritornare dopo con ruoli importanti. Ma anche, d'altra parte, quanto facciamo noi per accogliere i talenti dall'estero e quante sono appetibili nelle nostre aziende, Giuseppe, no? E quanto queste aziende vogliono giocare dei ruoli in cluster formativi, per esempio, e quindi in alleanze formative con il mondo della formazione, con le università, no? Quindi mi piacerebbe sentire qualcosa da parte, vedo posso? Paolo che sì, certo. No, una cosa molto banale, guardiamo quante aziende italiane quotate in borsa sono presenti con propria sede all'estero, la grande maggioranza. Guardiamo quante di queste aziende hanno nel loro board degli stranieri, la grandissima minoranza. Vuol dire che tutte queste aziende non sono meritocratiche, nel senso che tu fai carriera soltanto se sei italiano. Poi, se sei italiano, allora vediamo se sei anche bravo. Se non sei italiano, puoi essere anche Nembo Kid, ma carriera tu non la farai. Che vuol dire che la nostra capacità di gestione dei talenti è limitata. Allora, il salto è un salto grosso. Ci sono alcune aziende, ad esempio, la prima che viene in mente è Pirelli, che ha fatto un passaggio intermedio. Ha cominciato a dire non c'è nessun dirigente che può arrivare a livello N-1 che non abbia fatto una significativa esperienza all'estero. Quindi, ad esempio, Pirelli ha italiani, ma a livello alto N-1 e quasi sempre anche N-2, che hanno fatto almeno una lunga esperienza all'estero. È chiaro che a quel punto lì parlare di talenti internazionali, parlare di interculturalità, eccetera, diventa molto più facile perché sono persone che l'hanno vissuto sulla propria pelle. Altrimenti io temo che se queste cose qui non ci diciamo piatte e non cominciamo a mettere dentro dei meccanismi concreti, noi rischiamo di fare un po' di retorica. Temo grazie. Questo. Grazie Paolo. Grazie, io Paolo. Vorrei sentire un pochettino anche Agnese, perché la vedo commentare, no? Leggo il suo non verbale e so che ha molto da dirci, nel senso che la valorizzazione dei talenti, penso che, nel senso, sono d'accordissimo con Paolo che non è un mestiere facile, e vuol dire che fare quello che si è fatto in Pirelli e prevedere che si possa arrivare a N-1 solamente con esperienze internazionali vuol dire, è come se io dicessi, guarda, allora avere esperienza internazionale mi dà queste competenze che io valuto nelle mie persone, no? Quindi quali sono queste competenze che si acquisiscono andando all'estero? Lo rivolgo un attimo ad Agnese, perché lei valuta queste competenze di persone che stanno andando all'estero, no? Perché laddove l'estero è l'Italia per queste persone, giusto Agnese? Sì e no, nel senso che per il lavoro che ho fatto io negli anni, credo che nell'accompagnamento, come veniva ripreso credo da Simona, uno degli elementi è il fattore tempo. Bisogna riconoscere il tempo ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze di intanto fare una scelta, quindi di fare una scelta di vita e poi di formarsi. Se parliamo dei ragazzi
parlo dei palermitani piuttosto che dei migranti, ma in questo momento le differenze sono differenze di esperienze di vita che segnano in un modo o nell'altro e che quindi hanno degli impatti nel lungo periodo. Si parlava di resilienza e di anche capacità di salute mentale, anche di riconoscere, di riprogrammarsi e di progettarsi. Vi invito qualche volta a conoscere e riconoscere le storie e le esperienze di ragazzi che hanno fatto dei viaggi pazzeschi. Ma siccome io credo che il tema non sia legato alla migrazione, ma il tema è legato a quanto le politiche, fatemi passare il termine, le politiche sono in favore di tutti i ragazzi e le ragazze, di quanto i giovani possono veramente scegliere quello che vogliono fare, sia scegliere di restare, sia scegliere di andare via. Il diritto alla mobilità forse è un diritto che non esiste. Io sono obbligato a trasferirmi, sono obbligato ad andare fuori o sono obbligato a migrare da un posto all'altro. Ecco, questo forse è un elemento che ci dovrebbe anche fare riflettere nei percorsi formativi. Come accompagnare alle scelte, come scindere il bisogno dal desiderio. Non che cosa devi fare, ma che cosa vuoi fare. Qual è il desiderio? Quando noi facevamo attività con i bambini e le bambine nei quartieri di Brancaccio e facevamo un lavoro di riqualificazione territoriale, la prima cosa che veniva fuori era che nel loro quartiere volevano il campo di calcio, perché conoscevano solo quello come elemento ricreativo, ludico, di gioco. E allora se tu con i ragazzi cominci a ragionare aprendo la prospettiva, allargando la visione, e quindi lo scambio diventa uno scambio in cui tu accresci anche il tuo, qual è, può diventare il tuo progetto di vita successivo. Allora l'acquisizione delle competenze non è legato tanto a quello che tu vuoi imparare e sai, ma diventa quanto le tue esperienze di vita ti aiutano nell'essere anche più consapevole di quali sono, ecco, le tue forze e verso dove puoi andare. Una cosa che volevo dire. Non credo di aver mai lavorato in una logica di assistenzialismo, proprio perché ritengo che anche un bambino, un adulto o una persona con gravi situazioni di marginalità e di disagio può avere energie e forze per fare il salto. La forza e lo sforzo di chi accompagna e facilita processi di autonomia deve essere quello di essere pronto lì dove è necessario ad aiutare, ma avendo chiara che l'obiettivo è che poi ognuno cammini con le proprie gambe. Oggi abbiamo un'immagine che ci riporta costantemente a migranti disperati o che sono problematiche o che c'è un problema di sicurezza. Credo che forse dovremmo cominciare a ragionare sulle storie, riconoscere non numeri ma persone e avere la consapevolezza che siamo tutti nella stessa barca, ahimè, sia in positivo che in negativo. Non siamo tutti buoni, non siamo tutti cattivi, ci sono persone, ci sono storie e c'è forse una visione, una cornice che è quella del diritto alla mobilità. Certo, grazie. Ripartendo da questo aspetto qua, c'è una cosa che secondo me è emersa abbastanza in maniera trasversale, direi quasi, da quello che è stato detto finora. No? C'è un po' il tema che non è soltanto quello della sensibilità verso gli aspetti di culture diverse, è proprio il tema della consapevolezza, che è un passo ulteriore. No? Cristiano, se non ricordo male, ha citato la metafora del pesce e dell'acqua, no? Che è stata ampiamente descritta in un famoso libro di David Foster Wallace. Il pesce non si rende conto dell'acqua finché questa non gli viene a mancare, chiaramente. No? Allora lì diventa imprescindibile. Ma per aumentare questa consapevolezza, quindi non è soltanto un tema di sensibilità, e qua mi rivolgo a chi opera non tanto in ambito aziendale, ma a chi come Andrea, Benedetta, anche Kazuo, operano in ambiti anche extra organizzativi in termini aziendali. Se c'è un'idea, se c'è una proposta, se c'è qualcosa che anche la discussione vi ha stuzzicato, che si potrebbe fare per aumentare e diffondere questa maggior consapevolezza, che è un po' il primo passo, no? Per andare verso una multiculturalità che poi sfocia nell'inclusione. Andrea all'inizio parlava dell'incontro fisico, questo è oggettivamente la base, no? Quindi quando io incontro un'altra cultura, inevitabilmente qualche cosa ricevo. Kazuo, vedo che alza la mano, ti lascio la parola allora. Grazie. C'è una teoria che è il knowledge management, che parla di esperienza
di interiorizzazione delle esperienze altrui e di come combinare le esperienze che abbiamo nell'organizzazione in altri reparti, aree dell'organizzazione stessa. Il professor Nonaka ha studiato per 40 anni questo argomento, ma io credo che nel tema dell'interculturalità ci sia anche un tema delle scelte. Scegliere quale cultura, su quale valore di quale cultura appoggiarsi o appoggiarmi per l'azione, la decisione che sto per prendere. E ricordiamoci che il management, tutto il management, è decisione. Tecniche decisionali sono l'essenza del management, perché il management ti deve aiutare a decidere cosa fare, licenziare o non licenziare, chi mettere nel turno del pomeriggio di sabato e chi non mettere nel turno di domenica. Questo è management, ok? C'è un elemento di leadership che c'entra con l'etica, perché l'etica, la cultura e l'estetica sono tre campi molto contigui. Ed è bello quando culturalmente l'amalgama delle differenti culture va bene, ed è brutto quando non va bene, per cui possiamo avere il conflitto delle civiltà, come diceva Huntington, così come possiamo avere invece armonia tra le culture e le civiltà. Mi taccio. Ecco, su questo tema della consapevolezza, che come un po' seguendo anche quello che ha detto Kazuo, chiedo proprio in particolare a Andrea, Benedetta e a Cristiano anche, cioè avete qualche, è venuto in mente qualche cosa, c'è qualche suggerimento, qualche proposta, qualcosa che volete condividere con noi? Andrea, vai. Andrea. Molto velocemente, secondo me, uno dei punti chiave è che per valorizzare un'esperienza interculturale, che sia fisica all'estero meglio, ma anche in altri ambiti dove è possibile, bisogna valorizzare il tema delle competenze, che in Italia sappiamo essere ancora molto lontano da venire, in tutti gli ambiti, sia quello della formazione, quindi scolastico, universitario, ma anche di molte aziende, cioè la competenza. E vi do due così spunti. Uno legato all'OCSE, perché l'OCSE fa sempre questa rilevazione, no, della PISA, e l'ultima che ha fatto, oltre alla matematica, alla capacità di lettura, eccetera, ha inserito anche il tema della competenza globale, perché ormai è qualcosa di riconosciuto a livello internazionale, cioè che viviamo in un mondo interconnesso, bisogna avere delle competenze per vivere in questo mondo interconnesso. E l'altro, che Intercultura nella sua esperienza ha messo in piedi attraverso uno studio, un dottorato di ricerca, insomma una cosa abbastanza complessa, un metodo, un protocollo di valutazione della competenza interculturale per gli insegnanti, perché valorizzino quegli studenti che fanno un'esperienza all'estero e non gli dicano hai perso un anno, non sei greco, ma invece capiscano quali sono i benefici di un'esperienza. Per cui questo penso che possa essere il tentativo di mettere in rete aziende, scuole, associazioni, insomma mondo associativo, per lavorare insieme sul futuro del mondo, che è quello di imparare a vivere insieme. Grazie Andrea, lascerei l'ultima, abbiamo 3-4 minuti, quindi lascerei un paio di minuti a testa Benedetta e Cristiano per farci condividere con anche il loro pensiero in conclusione, poi Katia chiudiamo velocemente. Sì, chiudiamo velocemente. Se posso, cercherò di essere brevissimo. Tornando un passo indietro sulle competenze, Silvia ha toccato una delle competenze, resilienza, indubbiamente, considerando il particolare periodo storico che stiamo vivendo, che condizionerà quello che verrà in futuro, diciamo. L'altra cosa che io ho lavorato anche in Italia, le principali due differenze che ho notato lavorando in Italia e all'estero è l'empowering della risorsa. Cioè, la risorsa è empower to make a decision e si assume l'accountability di quella decisione. In Italia dobbiamo fare moltissimo viaggio, cioè insomma un viaggio ancora lungo per capire che la risorsa può prendere decisioni e mettere la condizione alla risorsa di prendere decisioni, quindi make decisions empowering delle risorse. Perfetto. Queste sono le altre due. Benedetta, rapidissimamente in un minuto, perché poi dobbiamo lanciare l'evento di domani e ci tagliano proprio brutalmente.
Sarò rapidissima anche perché veramente dopo l'intervento di Kazuo, l'intervento di Andrea, di Cristiano c'è poco da aggiungere. Io voglio solo riallacciarmi, anche se abbiamo parlato di competenze, a quello che ha detto quello che ha detto Andrea prima in merito al fatto che veramente a volte siamo così tradizionalmente chiusi come formazione a livello, che poi tutto parte dalla formazione, no? Quindi si parla di azienda, ma tutti noi partiamo dalla formazione, quindi è imprescindibile che poi dopo questo si riversi nella nuova realtà aziendale. Voglio fare un piccolissimo excursus e raccontare una battuta per concludere i lavori di una persona che è un personaggio incredibile che io ammiro tantissimo e conosciuta come Mamma Erasmus, Sofia Corradi, che io ho avuto la fortuna e anche l'onore di conoscere durante la sua premiazione delle Mele d'Oro della Fondazione Maria Isabella di Savio a Roma. Allora, lei è la pioniera di scambi interculturali a livello di università in Italia e lei ci raccontò questo episodio anche molto divertente, che ritornando dal suo periodo a New York presso forse una delle più note università, non a livello americano ma mondiale, quando poi chiese il riconoscimento dei crediti formativi in segreteria dell'università a Roma, gli chiesero: ma come, tu sei andata a New York a fare non si sa cosa in un'università che potresti avere anche inventato, la Columbia cosa, Columbia University, mai sentita. E quindi ecco, da lì questa è bellissima. Non si poteva chiudere meglio di così, con una storia, come ci invitava peraltro a fare anche Agnese. Secondo me le storie sono importantissime e ti ringrazio Benedetta per avermi facilitato insomma la chiusura di questo evento. Abbiamo gettato i semi. Domani vi invito tutti quanti, chiedo a Marco se riesce. Come vedete, Marcello, che ringrazio per aver preso appunti e aver realizzato questo bellissimo riassunto della nostra giornata, di questo nostro evento. Vi invito tutti a collegarvi domani dalle 12 alle 15.30 per questo evento digitale in streaming di Global Inclusion. Verso le ore 13 verranno presentati anche i nostri lavori e quindi si presenterà questo riassunto che gentilmente Marcello ha fatto, che ringrazio ancora. Grazie a tutti voi veramente per essere stati con noi. Grazie anche da parte mia a tutti quanti della partecipazione e del contributo. Quindi buona visione dell'evento domani dalle 12 alle 15.30 se riuscite.